Eder, Mech, Pallister. Dal 24 luglio scorso, Ndiaye Babacar, un sessantenne senegalese, lottava tra la vita e la morte, in un letto della terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Tshisekedi. Dopo 18 giorni di agonia, ha infine perso la sua battaglia. Stroncato dalle severe lesioni interne che sarebbero state causate da una serie di calci ricevuti all'addome e scagliati contro di lui da Alioune Badarambe, un connazionale di 35 anni che, subito dopo la rissa scoppiata il 23 luglio al Parco Muri a Marbello, è stato arrestato e detenuto con l'accusa di lesioni personali aggravate. Adesso, la situazione si è aggravata per il 35enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, con l'indagine nei suoi confronti che procederà con l'ipotesi di omicidio. Per determinare la qualifica del reato, se volontario o preterintenzionale, sarà necessario attendere l'esecuzione dell'esame autoptico sulla salma di Babacar, per cui la procura conferirà l'incarico nei prossimi giorni. Nel frattempo, la squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Dario Virgili, sta ancora cercando di ricostruire quella giornata di sangue a Marbello, quando la zuffa tra senegalesi sarebbe nata per un furto di un telefonino. Secondo gli investigatori, Alioune Badarambe, che stava riposando nel Parco Muri, si è accorto di essere stato derubato del suo smartphone e dei pochi spiccioli che aveva con sé. Accecato dalla rabbia, ha iniziato a prendersela con alcuni connazionali che bivaccavano nell'area verde, ritenendoli responsabili del furto. Quando ha puntato il sospetto su un 26enne residente a Ravenna e un suo amico di 34 anni, Babacar ha cercato di aiutarli, ma è finito in una rissa senza esclusione di colpi, durante la quale è stato preso a calci da Alioune Badarambe. Quei colpi al ventre hanno portato alla sua morte, come confermato dall'autopsia. Perciò, il 35enne senegalese, che quella domenica venne arrestato dalla polizia al Parco Muri, con la maglietta ancora sporca di sangue, è ora indagato per omicidio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!